Molte e molti di voi che su questo canale seguono con attenzione le ricerche hanno già preso conoscenza che col sistema LoRaN, trovate alcune voci su indice alfabetico, individuavano la posizione delle navi molto prima dei satelliti. Se poi pensate che la difesa della Marina Militare degli Stati Uniti nel 1960 dipendeva da un aereo ad elica per il sistema radar in mare, fosse una cosa retro. Aspettate e vediamo cosa usava la Russia. Il sistema radar di difesa della Russia per la loro flotta navale era un elicottero del 1980. Negli anni attorno al 1980 c'era tanta musica, donne meravigliose e più magre di adesso, ed è stato un bel periodo. Erano già passati più di 10 anni dal primo impossibile allunaggio, ma dovete pensare che a quel tempo tutte queste presunte superpotenze spaziali, i miti militari, avrebbero dovuto avere i migliori sistemi in uso, al posto di elicotteri del 1980 con i radar appesi nella parte sottostante. È una cosa ridicola. Ma andiamo a vedere altro. Gli utilizzatori principali di questi elicotteri radar, nonostante le enormi e sofisticate tecnologie superspaziali, sono la Russia, la Marina indiana. L'India ha lanciato il primo satellite già nel 1975 e prima del 1999 ne aveva lanciati una ventina, ma prima, nel 1999, ordina 4 elicotteri radar e poi nel 2001 ordina altri 5 elicotteri. Anziché usare i satelliti, usa elicotteri del 1980. E questa che segue è una rivelazione incredibile. L'elicottero radar è stato usato dall'Esercito Popolare di Liberazione Cinese. Ma per vedere questo bisogna andare sulla pagina in inglese. Tenete a mente, la Cina è andata col rover sulla superficie marziana, a milioni di chilometri dalla Terra, giusto? Ma per la difesa della sua marina militare nel febbraio del 2013 hanno bisogno di un elicottero del 1980. Non riuscite a comprendere quanto sia ridicolo tutto questo? I satelliti non esistono, scopritelo attraverso indice alfabetico da www.tinelli.eu.